sintonizzati con la nostra comunità parrocchiale di San Bernardino. E un augurio grande, perché siamo ormai nell'imminenza del Natale, perché con la quarta domenica di Avvento il nostro sguardo è ormai rivolto a Betlemme, perché fra un po' il Signore Gesù verrà a essere in mezzo a noi, nella sua carne, per cui anche noi possiamo fare esperienza dell'Apostolo che ha toccato, visto, contemplato l'autore, il Signore della vita. Ma anche in questa domenica vogliamo farci aiutare da un protagonista, anzi da una protagonista per eccellenza, Maria. È lei che insieme a Gesù e al suo sposo Giuseppe vivono come famiglia questo evento meraviglioso della nascita del Signore. Ma guardando soprattutto Maria, in lei vogliamo scoprire non solo la sua bellezza materna, ma soprattutto il capolavoro di Dio, perché lei è veramente l'opera più bella che il Signore ha mai creato nella storia, perché doveva essere la dimora dell'Altissimo. E questo ci porta a riflettere. Dio prepara la sua casa. Non siamo tanto noi a preparare il posto a Dio, è Lui che ha bisogno sì di un posto, un bisogno che non nasce dalla sua natura, perché Dio non ha bisogno di nulla, però il suo eccesso d'amore Lui non solo crea per la gloria sua, cioè per l'amore suo, ma Lui ricrea il mondo, perché questo suo amore è un amore infinito che mai si ferma. E allora Dio vuole costruire la sua casa, così è stato per Maria, tant'è vero che Maria è l'Immacolata, il Tempio di Dio, la casa di Dio, costruita da Dio, bellissima, tutta pulcra, tutta bella, tutta buona, tutta santa in Maria. Ma questa è opera di Dio. Ma affinché quest'opera veramente giunga a compimento è necessaria la libertà umana, la volontà libera dell'uomo è essenziale affinché il sogno di Dio possa realizzarsi, i progetti di Dio possano diventare attuali nella storia. È vero che Maria è stata ricolmata di doni meravigliosi, unici all'interno della storia della salvezza, sicuramente, però è altrettanto vero che lei, in modo unico e forse irripetibile, ha risposto agli inviti di Dio, alla chiamata di Dio. Ed è stato così che il suo cuore è diventato un cuore immacolato, casa di Dio, ma anche casa di ogni uomo e di ogni donna della terra, per cui il suo cuore e il suo grembo è un cuore e un grembo materno, sempre fecondo, perché nell'umanità di Gesù ci siamo ciascuno di noi, per questo noi la chiamiamo Madre. Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di ciascuno di noi. E allora Maria, oltre a essere per noi la nostra Madre, la guida del cammino di sequela del Signore, colei che ci prende per mano sulla strada del bene, ma anche colei che ci viene insieme al suo Figlio Gesù a prendere quando incominciamo a prendere, a intraprendere percorsi difficili, allo stesso tempo diventa per noi un modello. Modello di come bisogna rispondere agli inviti di Dio, perché Dio è certezza, Dio è verità. Dice l'angelo, il Signore è con te. Nel Vangelo dell'Annunciazione che ascoltiamo in questa quarta domenica, si dice, Ave, piena di grazia, ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te, anzi, il Signore è in te. Questa è la certezza, Dio è verità, è certezza dentro di noi, ma questa certezza nasconde una proposta, concepirai un figlio. Certo, davanti alla certezza di Dio e alla sua proposta possono nascere dei turbamenti, soprattutto guardando alla debolezza umana. Com'è possibile, dice Maria, non conosco uomo, però questa debolezza, questa possibilità
viene colmata dalla grazia di Dio. Su di te scenderà lo Spirito Santo, e ti colmerà con la sua potenza. Non dirà forse Paolo: tutto posso in colui che mi dà la forza? E allora i progetti di Dio, che nascondono le sue proposte, anche se sono tante volte difficili, il Vangelo di Gesù è difficile da mettere in pratica. Le sue proposte, la vita cristiana, i comandamenti, l'essere famiglia secondo la volontà di Dio, uomo e donna che si uniscono in matrimonio per tutta la vita, essere dei consacrati, sacerdoti, religiosi, religiose, persone consacrate, gioiose di aver aderito, quindi non solo nella vita cristiana, nei comandamenti, ma anche nelle scelte, nella vocazione che il Signore ci affida, e poi nell'essere onesti cittadini, punti di riferimento anche come cristiani all'interno di questo nostro mondo tante volte confuso. È difficile, ma non è impossibile. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Nulla è impossibile a Dio, dice l'angelo. E allora ci dobbiamo fidare di Dio mediante l'ubbidienza alla sua parola e soprattutto dando a Lui le nostre difficoltà nella preghiera, affidandoci a Lui ogni giorno e mandando via dalla nostra mente tutte quelle tentazioni, quei dubbi che tante volte attanagliano il nostro cuore, fare il nostro atto di fede. Signore, io credo in Te. Signore, io confido in Te. Signore, io amo Te. Signore, io spero in Te. Non sono in queste cose da bambini, è la nostra vita quotidiana. Anzi, sì, sono cose da bambini, perché sappiamo che sono i bambini a salvare il mondo. Non è forse questo il mistero del Natale?